Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo entrati nella mente di Bowser. Dopo che Bowser è diventato gigante, ha combattuto contro il treno suo ghigno e siamo qui per cercare la combinazione della cassaforte che lui in questo momento non ricorda. Che posto grande! Ciao, sono un neurone. Siamo nel database della memoria di Bowser. Non pensavo di trovarlo così in ordine. Me ne scappo. E ora riappaio. Memorizzato. Wow. Memorizzato. E Luigi no, però. Senta, mi scusi. Vorremmo sapere la combinazione della cassaforte che si trova nel castello di Bowser. Rivelato virus. Tentativo di intrusione di virus nel database. Backup dei dati file completato. Avvio programma di espulsione. Espulsione avviata. Let's go! Oh, epidocchi. Ops, giusto. Allora. Oh no, dovevo ricaricarmi. Sai che facciamo? Prima di andare mi faccio un giretto veloce qui. Ecco, fatto 10 monete, a posto. E ora siamo curati. Ok, rieccoci qua, questa volta full completi. Allora, il gioco vorrebbe chiaramente che noi puntassimo a entrambi a distruggerli. Mi ricordo però che se distruggiamo solamente Mario, Luigi dovrebbe andare in confusione. Quindi, proviamo con questo. Perfetto. Andata. Preso. Dovevo farlo a tempo. Mario, prendi. Dovevo farlo col tempo giusto. O forse Luigi Robot lì cura solamente Mario. Preso. Ups, ho sbagliato. Ok, va bene, non importa, è andata bene lo stesso. Finché sono 40 di vita. Aia. Ok, qua ho sbagliato. Ho sbagliato io perché non mi ricordavo. Ok. Ok, qua è stato del tutto inatteso. Tutto. Non mi aspettavo niente di tutto questo. Scusami Luigi. Allora, proviamo il baril cannone allora. Proviamo, io non mi ricordo. Mi ricordavo che uccidendo solo Mario Luigi andava in confusione, però a questo punto. Ok, Luigi è solo qua, perfetto. Beh, è andata bene, no? Perfetto, e Mario è andato. Ecco, esatto, Luigi ritira su Mario. Ok. Aia. Ok, va bene. Da chi va? Preso, ok. Riproviamo di nuovo il baril cannone, che è la scelta migliore. Degli attacchi sinceramente è quello migliore che abbiamo. Luigi è qua sotto. No, ho sbagliato. Perché stavo guardando chi stavo colpendo e non ho più controllato dove ero io. Ok. Provatemi a fare un fantastico, per favore. Vorrei caricarlo al massimo. Ok. Mario. Preso. Ok. Ops, aia. Ok, questo è l'ultimo, non me l'aspettavo che
che lui se ne andasse e lui mi colpisse. Quindi, di nuovo, bari il cannone e speriamo di ucciderlo. Ok, Luigi è solo qua. Fatto. Quanta vita c'hai, Gigi? Bravi. Facile. 3000, ci becchiamo. 3006. Bello. Bravi, bravi, bravi tutti e due. Sai cosa? Forse quando mi ricordo che c'è una boss fight... Peach, proprio così. Quando c'è una boss fight dovrei combattere qualche nemico normale, caricare la barra e poi andare a fare la boss fight. Proprio così. Svolgo l'operazione di gestione della memoria. La rimozione dei vostri dati è fallita. Non ci sono problemi. In corso l'avvio del programma di studio degli intrusi. Proprio così. Perché quell'aspetto? Proprio così. Ho avviato un software di selezione aspetto per lo scambio di dati con voi. Ho utilizzato dei dati mnemonici meno danneggiati presenti nel magazzino. A noi servirebbe la combinazione della cassaforte che si trova nel castello di Bowser. Proprio la cassaforte? Simpalachete. Informazione ricevuta, analisi della combinazione in corso. Il recupero dei dati è fallito, proprio così. Fallito? In che senso? Vuoi dire che la combinazione non si trova più qua? Non è corretto. La combinazione si trova qua. Ma il file è corrotto, non riesco a recuperarlo. Bisteccona. Oh, Peach. Stavo per dire, sorclassato dal quantitativo di cibo che abbiamo mangiato. Sogghigno? No. Proprio così, questa è la combinazione. Ma questi sono dei cocci di ricordo della combinazione. Proprio così, a causa del violento shock, la memoria è andata in frantumi. Proprio così. Deve essere successo quando è stato travolto dal Sogghigno Express. O dal fulmine che l'ha colpito prima di arrivare a Fungopoli. Ecco perché non riusciva più a ricordarsela. Ma adesso come facciamo? Proprio con lo stilo, occorre proprio toccare i pezzi con lo stilo. Vabbè, iniziamo. Sì, ci sono. Grazie, gioco. Poi, senza sollevare lo stilo, si fanno proprio scorrere i pezzi dalla cornice al centro. Che è quello che vorrei fare se me lo facessi fare. Se il pezzo non si muove sollevando lo stilo, vuol dire che è al suo posto. È proprio possibile ruotare i pezzi toccando l'icona proprio sotto la cornice. Sì, grazie. Sbrigati però. Ho capito. Per favore, vai. È proprio importante disporre i pezzi nel verso corretto. Grazie. Chi l'avrebbe mai detto? Facendo proprio così si può ricomporre la memoria infranta. Hai capito la spiegazione? Mario, Luigi, presto, dobbiamo ricomporre la memoria infranta di Bowser. Vabbè, ovviamente si inizia sempre dai lati. Come in tutti i puzzle. Quindi tu vai qua, tu vai più in qua, tu probabilmente andrai da queste parti. Andrei qua di sicuro. Ecco, fatto. Poi tu qui. Mi manca un ultimo angolino. Eccolo qua. Che belli puzzle. Tu vai qui. Perfetto. Tu... credo che sia questo. Perfetto. Poi tu hai... qui. Un po' più in su. Perfetto. Tu... vai sotto. Ecco fatto. Ecco qua. Tu qui. Mi ricordano quei giochi che c'erano dentro i centri commerciali, tipo nel reparto vestiti per i bambini. Per i bambini, per farli stare lì buoni. I genitori guardavano i vestiti, i bambini non rompevano i coglioni. Tu vai qua. Tu vai qua sotto. Perfetto. Tu vai sopra. Ecco qui. Me ne manca. Nope. Tu vai qua. Ehi. Tu vai qui. Mi manca un ultimo. Ecco fatto. Ok, e tutti i lati ce li abbiamo. Tu credo che vada qua. Perfetto. Tu vai qui. Poi tu vai qua dentro. Tu vai qui. Tu
qui. Questa musichetta iper rilassante, incredibile. Mamma mia. Tu vai qua dentro. Tu vai qui. E infine, ultimo pezzo. Tacchete. Ce l'abbiamo fatta. 9898882419 8 3. Ecco la combinazione. Ehi Bowser, ce l'ho. Proprio così, la memoria è stata ripristinata, è corretto. Abbiamo recuperato la combinazione. Eh? Bene Cosma, dimmi la combinazione. Ecco. Inserita. Oh, cacchio, sì. Sì, adesso mi ricordo. 9898 8824198 3. Zacchete. La seconda cura stella. O per me la prima. Avete visto? Mi sono aggiudicato io la seconda. Sua sbadataggine, è rimasto qualcosa nella cassaforte. Davvero? Dove? Dove? Guardi più in fondo. Oh, issa! Facce di merda! Ehi, questo scherzo non mi piace! Tiratemi fuori di qui, subito! Il tuo tempo è finito! È l'avvento di una nuova era, del grande l'orso ghigno! L'orso ghigno ci premierà generosamente per il nostro lavoro. Evviva! Maledetti! Anche voi siete spie di quel verme! Traditori! Beh, si può dire così. Bene, dobbiamo sbarazzarci di questa massa di rifiuti. Dove lo buttiamo? Ah, già! E se lo buttassimo là? Là dove? Cacchio! Cacchio! Bastardi! Ah, sono di nuovo intrappolato in una scatola. Accidenti a voi, dove mi state portando? Dannati traditori, tiratemi fuori! Aia! Oi, 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 oi! Qualcuno mi risponda! Qualcosa mi dice che si sono sbarazzati di te. Cosma, fammi ingigantire, così potrò uscire di qui. Posso farlo solo nelle situazioni di estremo pericolo. Per il momento rilassati e goditi le quiete lì dentro. Ah, uffa. Parliamo di cose più serie. Che fine ha fatto la cura stella? Ce l'hai tu? Parli di questa? È tutta colpa di questa roba se mi trovo in questo macello. Nam. Perché finisco sempre a mangiare le cose che trovo? Guardate, Bowser ha ingoiato qualcosa. Che fastidio. Andiamo nello stomaco di ferro e speriamo che ci sia un blocco di salvataggio. Pluffete! Ehi, ma quella è una cura stella! Che schifo! Hai preso la seconda cura stella. È viscida e appiccicosa a causa dei succhi gastrici. Sarà meglio darle una bella ripulita. Bowser si sentirà solo, ma dobbiamo uscire di qua. Non c'è più motivo di restare. Ci manca solo una cura stella. Il dottor Dot avrà finalmente scoperto dove è il terzo saggio. Torniamo a Fungopoli. Che è esattamente quello che volevo fare. Che lì c'è un blocco di salvataggio di sicuro. Ma poveraccio Bowser, che è chiuso là dentro. Un po' ti dispiace. Ed eccoci di nuovo a Fungotopoli. E noi ci fermiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.